Bene, siamo con Letizia Bilella. Buonasera a tutti. Buonasera, ciao a tutti e naturalmente abbiamo qui Letizia perché ci presenterà il suo ultimo. La mia ultima piacevole fatica letteraria. Allora, te ne vuoi parlare? Allora, è un'altra mia piccola creatura, come sapete scrivere per me è un passatempo, non è un lavoro. Questo ha un titolo un po' particolare, infatti si intitola Superbi e parente d'ignoranza, sottotitolo Parte in carrozza e torna a piedi, che è un classico proverbio siciliano. Che dire, gli americani lo dipingerebbero come un legal drama, lasciando stare l'esterofilia. Niente, è solo un romanzo intriso di molta sicilianità, ambientato in un palazzo di giustizia, con un personaggio, questa volta al femminile, molto molto, si può dire cazzuto, lo passiamo il termine, molto cazzuto. Lo virgolettiamo. Che niente, si dovrà dimenare tra vita familiare, figlia, marito, impegni familiari, impegni di lavoro, interessi e quant'altro. Ovviamente sarà un mix di tutto, perché si porterà a casa il lavoro e si porterà in ufficio i problemi di famiglia, come tutte le donne che lavorano. E niente, spero soltanto che possa essere una piacevole lettura per tutti voi, come lo sono stati i precedenti. Niente, spero soltanto che magari leggendolo mi potete incontrare e dirmi è stato piacevole, mi ha fatto compagnia, ma si accettano anche le critiche, le critiche. Meno positive, anzi quelle fanno più piacere. Sono sempre benvenute sì, le critiche, che siano costruttive, per criticare lo ha letto e quindi già siamo sulla buona strada. Sì. E a proposito di strada, la strada degli scrittori, dove tu passi sempre, perché parti sempre dalla Valle dei Templi, sì. Poi arrivi fra Ribera, Calamonaci, Burgio, e quindi la strada degli scrittori, diciamo che ti ispira, perché tutto nasce dallo scandalo, poi la superbia. Sì, siamo stati all'ombra di Giunone in precedenza, sì. E quindi allora, questi grandi mostri che fanno parte della strada degli scrittori, non nego che sono miei compagni di viaggio e miei compagni d'avventura, perché li leggo e li ho letti da sempre. Mi sento troppo piccola rispetto a loro, quindi nemmeno ci provo a copiarli o a farne delle bruttissime imitazioni, però magari inconsciamente qualcuno di loro mi avrà lasciato dentro qualcosa che poi si potrà ritrovare fra le righe, fra le pagine dei miei romanzi. Progetti futuri, progetti è la domanda che si fa sempre alla fine. I progetti futuri che si fanno sono, vi anticipo che a inizio 2024 dovrebbe solo per scaramanzia, perché fino a quando non ce l'ho concretamente in mano non ci credo nemmeno io, una mia nuova antologia di racconti, e poi sto accarezzando l'idea di sviluppare il personaggio femminile di questo terzo romanzo e darle ancora vita, sottoponendola a nuovi casi da risolvere, a nuove beghe familiari, sempre con marito, figli che crescono e tutto quanto la circonda. Non c'è due senza tre, non c'è tre senza quattro, senza cinque. Okay. No, non fermiamoci, fino a quando c'è da raccontare, raccontiamo. Il momento in cui non avrò più nulla da raccontare... Anche perché abbiamo scoperto... Leggerò soltanto. Lo avevamo già... non l'avevamo visto, ma lo sapevamo che c'era. C'è un punto molto importante che ti può ispirare nella tua Burgio, perché c'è un quartiere dedicato a Camilleri. Ed è uno dei pochi sì, che c'è in Sicilia, sì. Tranne qualcosa lì a Porta Empedocle. Allora, così tu ti chiami lo spoiler. Continuiamo allora. Non ve lo dico lo spoiler, non vi spoilerò nulla. Sì, nella mia Burgio c'è un quartiere dedicato a Camilleri, che è il quartiere dove sono cresciuta e dove da piccola mi sbucciavo le ginocchia perché andavo a giocare. Il quartiere dove abitava mia nonna, quindi per me è caro doppiamente. E spero di tornarci presto, spero magari, chissà, di poter andare a raccontare qualcosa lì. Vabbè, lasciamo questo punto interrogativo. Lasciamo il finale aperto, ecco. Vabbè, intanto vi lasciamo, Letizia e Mimmo da Radio Torre Libera, per questa molto bella pubblicazione. Diciamo la terza in attesa della quarta. I primi del 2024. Va bene, è stato un piacere. Grazie, okay, Mimmo. Ciao. Ciao.